Siccome è un marketing efficace, un marketing che si sviluppa intorno alla conoscenza dei propri clienti, le due frasi che sento più spesso sono: osserva i tuoi utenti, essi non sono come te, e dall'altro canto osserva minuziosamente le abitudini delle persone per capire come orientare il tuo marketing. Ma allora qual è la scelta migliore? Ne parlo in questo video. Uno dei punti cardine dell'antropologia è proprio l'osservazione partecipante. Con osservazione partecipante si intende quel tipo di studio, di analisi che viene fatto in una determinata comunità che si va a indagare, partecipando attivamente e diventando un'integrata parte di quella comunità. Per far questo si adottano una serie di strategie, quale ad esempio la perfetta e assoluta conoscenza della lingua della comunità studiata, ma financo anche nelle espressioni colloquiali più particolari, quindi conoscendola proprio nel modo più colloquiale e diretto che viene utilizzato, quindi non diciamo una conoscenza accademica, ma proprio una connotazione, una conoscenza reale di quello che è il modo di comunicare di quella comunità, e fare proprie le abitudini, gli usi, le credenze e la quotidianità di quel determinato gruppo. Questo perché? Perché uno dei problemi più grandi nello studio dell'antropologia è quello di utilizzare, frapporre un filtro culturale nell'analisi di qualcosa di diverso rispetto a noi. Questo è un gravissimo errore, ma d'altronde è anche la cosa più difficile da superare, perché è impossibile che il proprio bagaglio esperienziale e culturale non venga messo come filtro nel momento in cui si devono analizzare delle realtà diverse o distanti da noi. Allora l'antropologia ci viene incontro con questo espediente che è l'osservazione partecipante, perché presuppone che l'antropologo, inserendosi cioè nelle più strette fibre del tessuto sociale di cui poi vorrà analizzare le abitudini, le ragioni, le motivazioni, i valori, le credenze, dovrà esserne assolutamente parte. Quindi dovrà partecipare alla vita di comunità, e questo percorso generalmente dura molti anni. Solamente alla fine di questi anni, quando si sarà reso capace di vivere e di concepire con lo stesso bagaglio culturale delle persone in cui è andato appunto a condividere la quotidianità, allora solo allora sarà in grado di raccontarlo. Perché è vero, effettivamente le persone non sono sempre come l'osservatore, anzi molto spesso le cose che noi diamo per scontato, che ci sembrano banali e che ci sembra che tutti debbano condividere, molto spesso sono puro arabo per altre persone. Per questo motivo bisogna sempre attuare un filtro neutro e osservare campioni quanto più diversi possibile fra loro. Uno degli elementi più importanti in un bravo marketer è proprio la capacità di osservazione e lo studio dei comportamenti, partendo dal presupposto che bisogna tentare di annullare il proprio filtro culturale alcune volte. In altre volte è comunque un punto di vista interessante che va considerato, purché non sia mai che non vada mai a viziare quelle che sono altre abitudini, quindi mantenere una pluralità di osservazione. Questo sicuramente ci darà dei dati importanti su come costruire la nostra offerta, ma soprattutto ci darà dei dati fondamentali per capire come comunicare a questi gruppi diversi da noi. Ora, io non voglio fare il discorso antropologico, nel senso, almeno con la mia agenzia, non seguo aziende che hanno sede in culture diverse dalla mia, e non voglio intendere questo, però voglio intendere che i diversi segmenti di target audience, quindi di clienti selezionati per un determinato brand, sono molto spesso differenti fra loro e caratterizzati da specificità che li rendono unici. Queste specificità sono da riscontrarsi, per esempio, in elementi quali i gusti, le credenze, il sistema di valori, la visione del mondo, il modo in cui si esprimono. Ecco, osservare le abitudini e i comportamenti e farli propri e analizzare e descrivere una buyer personas
molto chiara e continuare questa ricerca per tutto il tempo di una strategia di marketing ci darà un enorme vantaggio competitivo, proprio perché l'osservazione è il modo più immediato per avvicinarci alla conoscenza della nostra audience. Perché è importante conoscere la nostra audience? Perché, come ho detto in più di un'occasione, il marketing non è mai l'appioppare qualcosa di passivo, quindi l'appioppare una vendita su qualcuno, ma è ricreare un'esperienza personalizzata che risponda a un'esigenza del nostro mercato e crearla su misura, quindi su misura di quelli che sono i nostri bisogni, i nostri comportamenti, i nostri desideri. Questo, rispondere a questo bisogno, è il primo passo per creare delle relazioni a lungo termine. E le relazioni a lungo termine, citando la legge di Pareto, generalmente in un business l'80% dei risultati è prodotto dal 20% delle azioni. Per questo motivo, un cliente che ha già acquistato, convincere ad acquistare di nuovo, a mantenere la relazione con il nostro brand a lungo termine, ci può comportare il 20% dei nostri sforzi e ci può portare l'80% in termini di fatturato dei risultati. Questo era per rispondere alla domanda e farvi capire come anche l'antropologia può venirci incontro quando parliamo di marketing, perché sostanzialmente il marketing è lo studio intorno alle persone. Se questo contenuto ti è piaciuto, mi fa molto piacere se mi scriverai in privato o commenterai qui o se ne avrai ancora voglia di parlare o approfondire. Alla prossima!